Ciao amici di Bocconi TV. Bentornati ad una nuova puntata di Fatti e Sarfatti. Mercoledì 8 novembre siamo stati alla conferenza Eyewear, la montatura perfetta. Tra gli altri abbiamo intervistato la professoressa Paola Varacca. L'evento è stato organizzato dall'associazione Bocconi Students for Fashion. Qual è la situazione attuale del settore occhialeria? Per quello che so io è un settore che in questo momento ha delle grosse evoluzioni, perché c'è questo processo di integrazione verticale da parte di due grandi gruppi, Louis Vuitton e Annecy da una parte, e Kering, che lo iniziò già prima 3 anni fa per internalizzare la produzione di montature, e dall'altra parte c'è anche sul tavolo questa fusione tra Luxottica e Essilor, che è un produttore molto grande francese di lenti, per cui in un modo o nell'altro Luxottica, che come penso tutti sanno è un po' un gigante, è l'azienda dell'occhialeria, perché è molto molto grande, molto internazionalizzata eccetera, diventerà praticamente davvero dominante nella filiera, quindi dalle lenti alle montature alla distribuzione, perché possiede anche diverse catene. Però sicuramente il dottor Zoppa penso che lei abbia fatto una sintesi assolutamente corretta. L'unica cosa che potrei aggiungere, per mettere una ciliegina su qualche cosa che è già molto chiaro, è che mentre l'integrazione tra Essilor e Luxottica verterà soprattutto sul mondo dell'occhialeria da vista, nell'altro caso invece c'è un grande focus e una grande enfasi sull'occhiale da sole. E qual è la posizione quindi delle aziende italiane? Sono su una linea innovativa, più tradizionalisti? Come le vediamo? Le aziende italiane penso di poter dire che sono molto brave, perché in buona sostanza al mondo di grandi produttori di occhiali ce ne sono 5, 4 italiani, ne abbiamo appena parlato insieme, poi un americano che è Marchand. Quindi voglio dire, l'Italia oltretutto produce parecchio, anche perché esporta tantissimo, e come sempre noi siamo sinceramente bravi nel fare i prodotti che sono validi sia dal punto di vista tecnico funzionale, ma anche sappiamo essere molto creativi. Quindi l'Italia ha sicuramente una posizione dominante. Poi ci sono tanti piccoli produttori anche di altri paesi. Sicuramente diciamo la parte del leone in questa industria fa l'Italia, e proprio per i motivi che diceva lei. È un ciclo che è integrato completamente, quindi dal design fino alla distribuzione, è un settore che è nato internazionale e quindi si trova in una posizione strategica. Perché? Perché il 90% fondamentalmente circa di quello che è il prodotto di queste aziende viene esportato, quindi contribuisce anche alla nostra bilancia dei pagamenti. Milano è stata recentemente eletta città UNESCO della letteratura. In che modo il CLIAC ha preso spazio in questa evoluzione? Allora, la nomina di città creativa UNESCO è recentissima, è della settimana scorsa. Per il momento il contributo del CLEAC è stato un contributo di mappatura e di dimostrazione della forte presenza anche economica della filiera editoriale all'interno della città. Quindi è stato fatto un lavoro insieme al management team che ha preparato il dossier di candidatura per raccogliere una serie di informazioni che testimoniassero la presenza e la vitalità di tutta la filiera editoriale a Milano. Naturalmente adesso si aprono una serie di possibilità per creare collaborazioni internazionali con le altre città UNESCO del libro in giro per il mondo. Settimana prossima ci sarà Book City e sarà l'occasione per lanciare ufficialmente, riconoscere ufficialmente la candidatura, e sono in corso una serie di progetti, sono in cantiere una serie di progetti che verranno via via rilasciati e che sono sicura coinvolgeranno una serie dei nostri studenti.
Qual è la direzione che tu e Francesca Beccacece state dando al vostro mandato per il CLIAC? Il CLIAC una direzione già ce l'ha, la direzione è quella che ha già preso 18 anni fa, il nostro obiettivo è quella di, come dire, tenere il timone saldo, fermo. Il senso del mandato che io aiuto Francesca a portare avanti è di fatto quello di consolidare tutto questo livello di maturità che 18 anni del CLIAC ci hanno portato, cioè la capacità, la possibilità non soltanto di formarci, raccontarci, parlare di noi tra noi, ma di portare la nostra esperienza e di portare quello che è il valore differenziale, la differenza, l'identità del CLIAC fuori, dentro la comunità della Bocconi e anche ovviamente fuori nel mondo. Grazie per averci seguito. Anche gli eventi per questa settimana sono finiti. Ci vediamo mercoledì prossimo. Anche per questa settimana gli eventi sono finiti. Ho detto da parte.